Ciao pesci miei, benvenuti sul mio YouTube canale di Tane Saltaro Bike Top, benvenuti su questa lettura generale in lingua italiana per settembre 2023. Stavo verificando il microfono. Pesciolini miei, questa è una lettura generale, come già detto prima, non forzare se non ti corrisponde. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box. Adesso iniziamo, vediamo cosa succede per te per settembre 2023. Ma Lofting, datemi per favore per il mio pesciolino il re di spade, il judgment, nel passato il 4 di denari, sette di coppe, per l'ostacolo il diavolo, cosa si può aspettare 5 di bastoni, il per generale il 3 di coppe. Ok, e il The Hierophant sotto il mazzo. Allora, devo dirti subito, pesciolino mio, mi sa come ce l'ha detto la Vergine, non so se c'hai Vergine anche nel tuo tema natale o hai a che fare con una Vergine, ricordas. Dipende veramente anche da te, tanto da te, anche tanto da te. La vedo, com'è che ci stai pensando a riconnettarti con una persona? O vorresti ripassare del tempo con una persona? Però nello stesso momento c'hai una grande confusione nella tua mente. Tipo, sai che devi partire anche del tuo cuore, perché l'evento qua nel tuo centro, il re di spade, c'è come un blocco nel tuo cuore, o c'è come un blocco che non ti permette arrivare nel traguardo che vorresti. Perché nel tuo focus c'è il judgment, judgment, non so come si dice in italiano, e come e questo è il problema. Sta veramente tanto a te, veramente dipende da cosa vuoi tu, perché l'ostacolo è il diavolo, perciò il diavolo, dove c'è il diavolo, c'è qualcosa da rimettere a posto. Con il diavolo là nel tuo ostacolo, è come che devi finalmente capire che se ti ritrovi in questa situazione e ti ritrovi sempre di nuovo e ti ritrovi in questa situazione, perché c'è qualcosa qua da mettere a posto. E non è, anche non è facile, può essere che non è facile, però veramente dipende anche da te. Cosa si può aspettare? 5 di bastoni. C'è il conflitto, può essere o se è conflitto con te o c'è un conflitto con un'altra persona, o è difficile anche a credere che questo conflitto potrebbe andare alla grande, che potrebbe esserci, avere una risoluzione. Adesso vediamo. Dammi il 3 di coppe per favore per il generale. Per questo ti ho detto dall'inizio, cosa vuoi? 6 di spade, 2 di spade e 2 di denari. E l'ha appeso sotto il mazzo, che saresti tu? Un periodo lo vuoi, poi non lo vuoi più, poi lo rivuoi, poi non lo rivuoi più. Poi dici no, me ne vado, poi dici no, ci vado. Cosa voglio? Ho tempo, non ho tempo, cosa è importante per me? Devo vederci chiaro. Sì, ma stai un po' là. Io adesso ti chiedo, pesce, ma tu cosa fai per capire? Per cosa vuoi? Tu dove ti stai dando da fare? O sei là un po' nel tuo comodo, sperando forse che anche qualcuno ritorna da te? Questa anche tu c'hai delle aspettative che qualcuno ritorna da te o ti fa, non lo so, può essere che tu lo aspetti da qualcuno. Dammi il re di spade. Wow, sole sotto il mazzo, l'imperatore, la giustizia e the lovers. Tu lo stai capendo che veramente sta tanto anche a te. Poi ti dovresti prendere anche le tue responsabilità. Perché stai cominciando a capire se il tuo cuore o c'è un blocco nella tua vita o nel tuo cuore. La felicità così non la trovi, perciò tu devi cominciare a capire o dovresti cominciare a capire dove è questo blocco, perché tante volte anche quando noi lo vediamo il blocco, però abbiamo paura di farlo aprire questo blocco per lavorarlo, noi ci freniamo e freniamo così la nostra felicità. Felicità. Dammi judgment, 8 di coppe, 3 di coppe e il 4 di denari. E sì, non
affinché il cuore è chiuso, non vai avanti. Per questo è un stop and go, stop and go. Una parte tu vorresti intraprendere questa serenità, dici sì, l'ho capito, però mi è difficile, non so neanche se più mi vale più di tanto, non voglio proprio essere io a riaprire questa ferita, non sono proprio io, però sotto sotto, pesce, mi puoi dire quello che vuoi, sotto sotto lo sai. Anche se c'è un po' di... E sei un po' fiero, devo dirlo, c'è un po' di tipo, sei un po' fiero in questo momento, tipo, ma io non voglio. Sta questa persona a voler o deve fare qualcosa. Tipo, se non viene questa persona, io mi distacco. Se non viene questa persona a chiedere scusa, io mi distacco. E io ti chiedo a te, e tu cosa fai? Io se non vedo l'energia dell'altra persona, però io poi ti chiedo, tu cosa fai? 7 di coppa e 5 di spade, te pareva, e 6 di bastoni e la forza. E sotto il mazzo e 2 di... Eh sì, l'aspettativa, 2 di bastoni sotto il mazzo. Questo ostacolo, questa mindset che hai, pesci, non è che dico che è sbagliata, però dipende veramente... Tu dove vuoi arrivare? Dove è il tuo goal? Dove è la tua prospettiva con questa altra persona? Perché alla fine, più ti metti in questa negatività di mindset, e più sei tu alla fine che sei confuso, o rimani confuso o confusa. Perché è come la sensazione, sì, dove sto andando bene così, c'ho successo e, come ho già detto, c'è un po' di orgoglio qua, è un po' tanto. Tipo, l'orgoglio di intraprendere, di avere questo coraggio, non me lo voglio dare. Ma il 5 di spade, là, tu mi dici che tu ci stai soffrendo o ti mette in un stato di costesso, di confusione? Perché tu ti aspetti qualcosa che fa l'altra persona verso di te. Dammi il diavolo per l'ostacolo. Il re di denari, 5 di denari, la regina di spade, sotto il mazzo il 5 di bastoni. C'è una ferita qua di riaprire perché non è stata immaginata bene, non è stata curata bene. C'è qualcosa del passato qua che ancora ti tormenta, sia ancora in questo momento di vita. Cosa credo che devi lasciare andare è un po' la situazione di prendere autocontrollo. Autocontrollo di perdere qualcosa o pensare di perdere qualcosa o di ricadere o di fare qualcosa di sbagliato o di che qualcuno ti potrebbe abbandonare. Tu cosa fai? Tu preferisci abbandonare tu prima che qualcuno ti abbandoni a te. Questa è autodifesa. Però, perché c'è il diavolo là, tipo, e più è nella posizione di ostacolo, invece non ti posso dire che è la cosa giusta. Non te la posso dire perché c'è il diavolo di mezzo. Perciò è come che tu ti prendi autodifesa, autocontrollo e dici no, la faccio come voglio io. E questo è giusto per me. Però se non è con questa persona che dovresti rimarginare qualcosa del passato, che fino a in questi tempi di età che stai messo, se non è con questa persona, arriverà con un'altra persona. Perciò è una cosa molto importante che veramente ti guardi dentro, cos'è da rimarginare, cos'è da riprendere, anche se fa male o fa paura da una volta di vedere veramente, di puntare il dito verso di noi, o contro di noi, ma per una risoluzione o risoluzione bene, migliore per la nostra vita. Non è che fai male se ci ripensi o vuoi rimarginare questa ferita. Dammi 5 di bastoni, 10 di bastoni, 10 di bastoni il cavaliere di coppe e l'eremita. Sì, come la vergine. 'Ci vorrebbe poco per cambiare tanto, o tutto nella vita.
io credo che stai facendo veramente tutto per dimenticare o di lasciare andare o di traguardo, come si dice, da prendere il tuo traguardo per i fatti tuoi può essere. Però tante volte a vedere i nostri sbagli, i nostri errori fa la differenza, veramente fa veramente la differenza, e non guardare ogni volta cosa hanno fatto male gli altri, ma di guardare anche un po' internamente a noi stessi. Dammi un consiglio per il pesce. La regina di spade di nuovo sotto il mazzo, il mondo, il tre di coppe e la torre. Perciò c'è stato qualcosa qua che una per tutte doveva accadere, però anche giusta, perché anche se può essere che tu non te l'aspettavi o questa situazione non te l'aspettava, però veramente c'è una particolarità molto importante che adesso si deve fare. Di guardarsi dentro prima di tutto e poi anche di vedere dove si deve chiudere un capitolo per iniziare ad aprire un altro. Perché questa torre doveva cadere. Anche se era inaspettata, c'è Urano di mezzo. Però è importante anche capire per la riunione di per una certa persona, per un nuovo inizio. Vedo qua veramente un nuovo inizio. Pesci, spero che ti ho potuto aiutare, grazie mille, noi ci vediamo molto presto, da tua Luana, che la saluto. Ciao ciao!